C'è una radio che ogni giorno si prende cura delle persone che ami. Rainbow, la radio senza barriere. La voce di chi non ha voce. Io che mi sono ritrovata risucchiata nel vortice della malattia e della disabilità, so cosa vuol dire essere devastati nel profondo, arrabbiati, estremamente disperati, e so anche cosa significhi quando ti senti schiacciata da un dolore così grande. Restare in piedi e pensare come venire fuori, anche dal punto di vista organizzativo, burocratico. Ti dicono che tuo figlio non starà mai bene, che non sarà mai autosufficiente, che non si sa se, quando e come vivrà, e tu, sommersa da un oceano d'acqua, che ti lasci respirare quel tanto che ti basta per non annegare. Devi pensare a tutto quello che materialmente può consentire alla tua famiglia, a tuo figlio, una vita più dignitosa possibile. Hai il dovere di organizzare sogni infranti e vita diversa, perché i nuovi sogni e la nuova vita, quelli del dopo, non si distruggono anche loro. Non è difficile, è pazzesco. Noi siamo genitori di bambini con disabilità, non siamo supereroi, siamo madri e padri, siamo specchi caduti e frantumati in milioni di schegge, ai quali rimane attaccato un solo frammento che ancora permette di riconoscerci. La forza che sviluppiamo non ci viene dall'essere persone straordinarie. La forza viene e basta quando è tuo figlio a soccombere altrimenti. Siamo persone innamorate, sofferenti, arrabbiate, gentile, stronze come chiunque altro. C'è una cosa però che ci distingue, è il sapere amare oltre ogni limite, e anche questo è un superpotere, ma una sensibilità che ci viene naturale, vivendo una condizione che più drammatica non c'è. Siamo quelle onde che toccano altezze immaginabili, in un attimo sprofondano negli abissi più neri. Siamo quelle onde che, altrettanto velocemente, risalgono da quegli abissi per rinascere ancora più forti ed ancora più alte. Siamo vita, siamo amore, siamo pazzeschi, per me, per voi, per noi. Stella. Un'esclusiva di Rainbow, Diversamente Radio, la radio che non ha età.